Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, gli disse: "Seguimi." Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia e vogliono sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori." Parola del Signore. Avete presente quel brano del Vangelo che dice: "Più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio"? Bene. Il cammello è passato per la cruna del lago. Perché? Perché il nostro Matteo era ricco, anzi, molto ricco, sfacciatamente ricco, perché di professione faceva l'agente delle tasse ed era anche molto odiato per questo, un po' perché agente delle tasse, un po' perché servo dei romani. I romani erano invasori qui in Palestina e chi lavorava con loro era disprezzato. Pensate solo a quegli italiani durante la seconda guerra mondiale che collaboravano con i nazisti. Siamo lì, eh? Terzo, perché il nostro Matteo si chiamava in realtà Levi e quindi era di stirpe sacerdotale. Levi, Leviti, no? Quindi tre volte disprezzato. Bene, questo Matteo che fa? Vede passare il Signore Gesù, che dice: "Seguimi." Se voi andate a San Luigi dei Francesi, c'è cioè quel bellissimo, incredibile quadro di Caravaggio, no? Con Gesù che indica: "Tu, io Signore." Rimane basito, lascia tutto e se ne va, segue il Signore, pianta, smette di fare il suo mestiere sciagurato e va dietro il Signore. Diventa apostolo ed evangelista, pensate. Scrive il primo Vangelo, non il primo in ordine cronologico, il primo è di Marco, scritto prima di Marco, però viene citato sempre Matteo, e lo scrive non in greco, ma in aramaico. Scrive per la comunità ebraica, racconta le gesta di Gesù ai suoi, agli ebrei, e poi quello che conosciamo noi tradotto in greco. Sappiamo che fu scritto in aramaico perché molte frasi ricalcano la struttura aramaica, quindi evidentemente un testo di origine semitica. E che succede? Si converte, va dietro il Signore e scrive appunto i suoi gesti, i suoi atti. È un Gesù molto teso, quello di Matteo, eh? È sempre, si vede sempre che discute, che richiama, che predica, è sempre in movimento. È un Gesù in tensione, si vede, dal suo Vangelo emerge questa figura di Gesù. E di Matteo non si sa moltissimo. Si sa che probabilmente è andato in Etiopia dopo la Pentecoste, ha raggiunto l'Etiopia, lì ha cominciato a predicare, a diffondere il Vangelo, con alcune fonti apocrife che dicono che convertì anche il re di Etiopia, però sinceramente non sappiamo. E di sicuro morì martire, subì il martirio, intorno a 70, quindi proprio quando distrussero il Tempio, in quel periodo lì. Le reliquie stanno a Salerno, abbiamo le sue reliquie, stanno nel Duomo, alla Cattedrale di Salerno, quindi veneriamo queste reliquie del nostro Matteo, e è il patrono di tante categorie, tra cui finanzieri, banchieri, commercialisti, tutte persone che hanno a che fare col denaro, no?
Voi sapete che, ve lo dico così come aneddoto, quando muore un confratello nostro dobbiamo dire una messa, no? Gesuiti. Se muore un economo, due messe. Perché chi tocca i soldi può darsi che faccia più peccati. Questa è, no, la pragmaticità dei gesuiti. Comunque, ha bisogno di un patrono, tutti quelli che maneggiano i soldi, perché appunto è problematico. E il suo simbolo, sapete qual è, no? L'angelo, la figura umana, perché queste figure che vengono attribuite agli evangelisti sono quattro, Marco ha il leone, Luca il bue, Giovanni l'aquila, appunto Matteo la figura umana. La figura umana perché il suo Vangelo inizia con questa genealogia, no? Genealogia di Gesù Cristo, eccetera. L'elenco interminabile di nomi, no? Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, quindi la figura umana è all'inizio del suo Vangelo. Adesso vi dico anche gli altri, così. Marco ha il leone perché parla di Giovanni Battista, e tentazioni, Gesù nel deserto con le fiere, quindi il leone. Luca ha il bue perché Zaccaria stava nei pressi del Tempio. Nel Tempio si uccidevano, facevano i sacrifici con gli animali, quindi il bue rappresentato sul Vangelo, e Giovanni, bellissimo Giovanni, l'aquila, perché è l'uccello che vola più alto, non c'è un uccello che vola più alto dell'aquila, quindi il Vangelo di Giovanni è il più elevato spiritualmente, teologicamente, quindi ecco perché l'aquila. Allora, è il nostro Matteo, il cui nome vuol dire dono di Dio, effettivamente prende la sua conversione come un dono di Dio. Lascia tutto, considera quello che stava facendo con immondizia, come Paolo, e se ne va. E questo è un effetto travolgente, perché i pubblicani, cioè gli agenti delle tasse, e i peccatori della città, sentendo che un loro collega stava col maestro, sono in fermento, vanno anche loro a vedere chi è questo maestro che accoglie i pubblicani e i peccatori. Beh, Gesù coglie l'occasione, tensione, no? Per ricordare ai suoi che misericordia va bene, meglio dei sacrifici. Quindi loro facevano tanti sacrifici, digiunavano, pagavano le tasse, la decima, l'aneto e tutto il resto, però soprattutto la misericordia. Ricordiamoci, facciamo tutti i nostri pellegrinaggi, novene, devozioni, per carità, benissimo, però tutto quanto deve essere condito con la misericordia, cioè la carità. Se non c'è la carità, tutte le opere che facciamo sono morte. E allora ecco, dobbiamo sempre ricordarci, la carità non è un carisma, è un obbligo. Sia da Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo.